in comunicazione, nel senso che sono le persone che si pongono delle domande e cercano di darsi delle risposte. Ci siamo incontrati quasi per caso, grazie appunto alla visione dei film di Zeitgeist, e per esempio io, Davide, e per il momento solo io e Davide facciamo parte del movimento di Milano. Qui ci sono però persone, ci siamo riunite oggi appunto per questa conferenza, appunto per riuscire a convogliare dei messaggi, e speriamo che vengano recepiti al meglio. A Milano facciamo delle riunioni abbastanza, insomma, con cadenza mensile e settimanale via internet, con un mezzo per esempio che si chiama TeamSpeak, che sarebbe come una sorta di Skype. Riusciamo a metterci in contatto anche persone che vengono da tutte le parti d'Italia, riusciamo a metterci in contatto regolarmente per riuscire a parlare appunto delle varie problematiche, di come gestire determinate cose, determinati approcci con il mondo che ci circonda, diciamo così. E quindi niente, era semplicemente un modo per darvi un'idea di quello che facciamo sul territorio, che poi comunque approfondiremo alla fine di tutti questi interventi. Voi avete sentito parlare di Creative Commons, l'open source, ma cosa sono? Innanzitutto c'è un altro punto dell'informatica, anche se oramai sono anni che il fenomeno ha superato questo confine. Fino alla metà degli anni 80 tutti i sistemi operativi, tutto il software era coperto da brevette, da copyright, segreto industriale. Questo perché? Perché le aziende non potevano diffondere il codice a tutti quanti, cioè alla comunità, altrimenti la gente sarebbe scaricato il codice sorgente, che sono le istruzioni per eseguire un programma, un sistema operativo, e non avrebbero potuto fare profitti. Questo ovviamente li proteggeva, quindi il fatto di avere del copyright sorgente chiuso li proteggeva dalla concorrenza e dal fatto che la gente scaricasse legalmente il software, ma bloccava di fatto la creatività dei programmatori, la condivisione delle conoscenze, creando di fatto dei prodotti inferiori, visto che le aziende, per fare profitto, che è il loro unico scopo, erano più attente a vendere, a fare nuove versioni da pubblicare, piuttosto che a sistemare funzionalità, eccetera. Questa cosa non piaceva a questo signore qui, si chiama Torvald, Stallman, è un programmatore informatico attivista americano. Quando era ancora un ricercatore al MIT, decise di creare un sistema operativo completamente libero. Per chi non sapesse, il sistema operativo sono quelle istruzioni, quell'elenco di programmi e istruzioni che fanno funzionare un computer, per esempio Windows XP, Windows 7 o Android, piuttosto che macOS, sono tutti sistemi operativi. Allora ha fatto partire GNU, che era il suo progetto di sistema operativo libero, nel settembre dell'86. E subito dopo fondò la Free Software Foundation per dare supporto legale al progetto. Ha dovuto creare anche un nuovo tipo di licenza, perché il copyright vecchio stampo non gli andava più bene. Ha inventato la GPL, General Public License, una tipologia appunto di licenza che doveva soddisfare le quattro libertà del software. Le elenco io. Comunque le quattro libertà sono quelle di poter eseguire il programma per qualsiasi scopo, quindi sia per svago, per fare commercio, qualsiasi scopo. C'è la libertà di studiare come funziona il programma, di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità. Poi c'è la libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo. E infine la libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti apportati. Adesso ci arriviamo. Appunto, questo progetto di GNU, che sarebbe software libero, crea un sistema operativo, e fra le varie cose, fra i vari componenti del sistema operativo c'è il kernel. Il kernel che stavamo scrivendo alla Free Software Foundation non funzionava, aveva un sacco di problemi, dava errori. E un ragazzo finlandese, che è Linus Torvald, ha scritto un kernel, non per il progetto GNU, per i fatti suoi. Altri programmatori hanno preso il kernel di Linus Torvald, che venne ribattezzato Linux, lo unirono
al progetto GNU e venne, si creò GNU Linux, quello che tutti noi conosciamo come Linux. Questo ambiente è altamente cooperativo, dove tutto è a disposizione di tutti, e a loro ingegno vive una letterale esplosione. Eccola. Questa qui, anche se è ritagliata un po' male, sono la schematizzazione di tutte le distribuzioni Linux, o GNU Linux, che esistono attualmente, dalla nascita fino ad oggi. Quando una comunità non riesce più, non si trova d'accordo su una scelta da fare, avviene una fork, una separazione, quindi si crea una nuova riga, e continuando comunque a cooperare, a condividere il sorgente, è disponibile a tutti, tutti possono studiare le decisioni prese dagli altri. Vabbè, comunque dal 94 ad oggi siamo passati da qualcosa che non si riusciva a usare, a meno che non si era un nerd, un grande studente informatico, a un sistema operativo facile, potente. Pensiamo a Ubuntu, che magari molti di voi non hanno già sentito parlare, o Android è una distribuzione Linux, magari molti di voi non lo sanno, ma Android è una distribuzione Linux che funziona molto, molto bene. E arriviamo quindi all'open source. Da dove nasce l'open source? Alcuni della Free Software Foundation, della GNU, si trovarono di fronte alla chiusura dal campo, diciamo, del business, cioè le aziende non gli piaceva il free software. Perché? Per il fatto del doppio significato del free. Free in inglese vuol dire sì, libero, free speech, ma vuol dire anche gratis, free beer. Questo creava questo senso di profitto dalle grandi aziende che rimasero lontani dal free software. Allora alcuni proposero di inventare un nuovo nome, quindi l'open source, il codice aperto. Non so se avessero ragione o meno, però oramai tutti conosciamo l'open source ed è molto usato. Dopodiché si superò la barriera digitale e si passò, oltre al software e sistemi operativi, anche alle opere d'ingegno, e nacque il Creative Commons. Poesie, libri, disegni, idee, ricette, musica, film, schemi elettronici, macchinari, divenne tutto disponibile in rete. La gente poteva mettere le proprie idee, migliorare quelle di qualcun altro, condividere informazioni. Creative Commons cercò di catalogare un po' questa libertà che stava anche deregolamentata, introducendo il concetto di alcuni diritti riservati contro i vecchi all right reserved, quindi tutti i diritti riservati della vecchia concezione del copyright tradizionale. Viene anche chiamato copyleft. Vediamo quali sono queste tipologie di licenze Creative Commons. Sono 6 sostanzialmente. Sono varie combinazioni, purtroppo si vedono un po' male nella schermata, comunque si può usare by, quindi l'attribuzione, ovvero l'opera può essere utilizzata a condizione che venga citato il creatore. Poi c'è RSA, same, condivide allo stesso modo, quindi se vuoi fare un derivato e distribuirla, devi condividerla con lo stesso tipo di licenza usata. C'è ND, che invece vuol dire no derivate, vuol dire che l'opera deve rimanere quella lì, non si possono fare modifiche. C'è l'NC, non commerciale, non commerciale, vuol dire che non si può fare direttamente soldi dalla vendita del prodotto o del servizio. Noi ad esempio come Movimento Zeitgeist utilizziamo una particolare licenza Creative Commons, che è la by NC SA, vuol dire attribuzione non commerciale, condivide allo stesso modo, quindi tutti i nostri prodotti sono utilizzabili in questa maniera. Come vedete c'è stata una bella crescita di prodotti Creative Commons, da praticamente nulla dei primi. Dal 2003 più o meno, quando esatto, dal 2003 non c'era neanche uno, ma più di 400 milioni del 2011. Non so dirvi i dati del 2012 perché sono in continuo aumento. Comunque c'è questa crescita esponenziale.
grazie ad internet, molte persone con le stesse idee sono riuscite a organizzare e realizzare i propri servizi, formando comunità online, spesso con il semplice scopo di fornire un servizio, per non fare profitto, non è quello al loro interesse, ma quello di fornire servizio. Andiamo avanti. Alcuni esempi. Quali sono queste opere? Dove le si trovano? Beh, innanzitutto molti di voi le usano magari senza sapere che sono prodotti open source, che dicono comunque senza lo scopo di lucro. La più famosa di tutte è Wikipedia. Penso che tutti quanti voi usino o conoscano Wikipedia, è il terzo o quinto sito più pubblicato al mondo. Ma purtroppo tutte queste realtà non vengono citate dalle televisioni, mass media, eccetera. E quindi è quello che stiamo cercando di fare noi, di raccoglierle in un documento online, disponibile a tutti, dove stiamo catalogando tutti i progetti Creative Commons, open source, e poi col tempo siamo anche passati a sconfinare, quindi anche le no profit, tutti i servizi che sono per la comunità, non per il profitto. Andando avanti, cominciamo con una frase molto importante: sì, il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. Quello che noi proponiamo è appunto di non lamentarci, protestare, chiedere un cambiamento a qualcuno di sopra. Non mi sembra utopistico chiedere un cambiamento a chi ci ha portato in questa situazione. Le cose sono due: o sono in malafede, stanno facendo gli interessi, oppure sono inetti, non sono capaci di fare quello, ma comunque loro non ci potranno dare la soluzione. Facciamocela noi. Gli strumenti ci sono, adesso vi farò vedere un po' di esempi già esistenti, cioè non è che bisogna creare, esistono già tutti questi progetti. Qui abbiamo il Diaspora. Diaspora è un social network quindi tipo Facebook, Twitter. Ma c'è la differenza sostanziale che uno non è di proprietà di un'azienda, ma è proprietà GPL, quindi di tutti. È anche distribuita, cioè non c'è un server unico dove i dati risiedono, ma si possono installare tanti server che sono interconnessi alla rete. Abbiamo problemi con internet? Lo streaming è frizzato. Proviamo. Tanto lì si vede. Un'altra differenza è che i dati che pubblichi su Diaspora non sono venduti alla pubblicità, magari molti di voi non lo sanno, i vostri dati Facebook vengono venduti in continuo da Facebook alle varie multinazionali che vi fanno richiesta per scopi pubblicitari. Cioè Facebook non è gratuito, sta vendendo tutte le vostre informazioni, e voi non sapete, quando pubblicate una foto, quella foto può essere utilizzata da Facebook per pubblicizzare un prodotto terzo. Con Diaspora non succede. Andiamo avanti. LibreOffice. LibreOffice è una suite per l'ufficio, tipo l'Office di Microsoft, con la differenza di essere ovviamente in open source. Ad esempio questa presentazione è stata fatta con LibreOffice, e anche se non saranno i miei di server, problemi proprio causati da Microsoft, sono sicuro che funziona molto bene. Altri esempi, abbiamo la Khan Academy. Faccio una piccola lezioncina, cioè vi racconto la storia del il fondatore, che mi dimentico sempre il suo nome adesso. Salman Khan, che è statunitense brillantissimo, ha preso tre lauree a MIT e una da Harvard, tra l'altro non una laurea semplice, ma informatica, ingegneria, eccetera. Ovviamente è andato a finire a lavorare come analista di fondi speculativi, perché sono i posti dove ti pagano più. Però dopo un po' di anni non si sentiva soddisfatto, invece ha trovato soddisfazione a fare delle video lezioni con la sua nipotina. Dopodiché anche i suoi parenti gli hanno chiesto video lezioni di matematica. Ha cominciato a caricarle su YouTube. Su YouTube gli utenti di YouTube hanno cominciato a dare il feedback positivo: grazie mille, mi ha cambiato la vita, adesso finalmente sono riuscito a superare gli esami. Alla fine è partita una sorta di università online dove trovate video lezioni di quasi tutti gli argomenti, dall'informatica, all'astronomia, passando per l'arte, all'astrofisica, da un livello base al livello più avanzato. Hanno anche introdotto dei corsi
Quindi se volete imparare qualcosa basta andare su questo sito e trovate le vostre lezioni. Scusa, ma che si chiama Poi abbiamo il TED. TED sono un'associazione di conferenze, potrebbe essere simile a quello che facciamo noi, sono conferenze di massimo 20 minuti, idee che è bene diffondere, idee per cambiare il mondo, vengono trattati temi tecnologici, sociali, tutte quelle idee che, come diciamo prima, i media ufficiali legati alla grande finanza, alla grande industria non citano, non parlano, ma invece potrebbero già cambiare il mondo. Ad esempio il nostro fondatore, il fondatore di Zagreb Italia, Franco Pistone, ha appena fatto un TED a Bologna per parlare del suo libro Robot with Steel Your Job, a Patrizio Piai, dove parla del problema di sviluppazione tecnologica, ma del fatto che con la tecnologia potremo risolvere molti problemi. Couchsurfing, magari questo è un pochino più famoso, è un sito dove la comunità online mette a disposizione la propria casa, un divano, una stanza, un giardino per mettere una tenda, per far sì che la comunità possa, i media, la comunità possano viaggiare, o meglio, risiedere nel posto dove viaggiano senza pagare nessun soldo. Ad esempio, la mia ragazza mi ha fatto 2 settimane nel sud dell'Inghilterra, viaggiando da Londra fino a Bristol per poi andare a Scotland Bay. Abbiamo fatto 10 giorni conoscendo un sacco di gente simpatica, entusiasta, che ci davano i consigli per cosa andare a vedere, cosa no, tutto senza pagare niente e vivendo con la gente del luogo, quindi non eravamo dei turisti ma dei viaggiatori. E d'altro canto invece si può ospitare, se una persona è sola e vuole compagnia, si può benissimo mettere a disposizione una camera da soletto, viene gente simpaticissima da tutto il mondo, è un'esperienza che dà qualcosa per la consiglio. Questo invece è il Transition Network. Il Transition Town è un movimento sociale che è nato in Inghilterra, tra l'obiettivo del nostro viaggio per incontrare Transition Town. Transition Network è un sito dove raccoglie tutte le iniziative di transizione, dove la gente cerca quindi di passare dal tipo di civiltà che abbiamo adesso noi, consumistica, una civiltà più attenta, soprattutto che pensa al dopo petrolio, visto che come oramai è stato assodato, il petrolio finirà, loro stanno pensando alla vita dopo. Poi abbiamo Noinet. Noinet è un servizio di cooperativa internet, possiamo chiamarlo per sintetizzare, e serve sostanzialmente, invece di avere la connettività internet dal provider, dal team, dal password, un gruppo di persone si mette insieme e dice ok, compriamo la connettività dal fornitore principale, che sono i grandi carrier di comunicazione. Poi l'infrastruttura tra di noi ce la facciamo come? Utilizzando la tecnologia mesh, ovvero degli access point che creano tanti collegamenti in un raggio di 100 metri e crei una rete fatta in questo modo. E questo è molto più vantaggioso di dover andare a scavare la terra per tirare i classici cavi del telefono che forniscono la nostra connettività. E, tra l'altro è anche pagabile in check, ma bisogna parlare di un'altra società ancora. Poi abbiamo Oscar, qui cominciamo ad arrivare verso il pratico. Oscar è l'open source car, è un progetto open source online dove vari ingegneri e tecnici stanno progettando un'automobile elettrica. Ovviamente per il comodo si potrà scaricare gli schemi se si vuole realizzarla, per adesso è in fase di partenza. Abbiamo Arduino. Arduino è un componente elettronico di cui poi immagino ci parleranno Daniele nel prossimo intervento. È un componente completamente Creative Commons, quindi gli schemi li trovate online, ci sono tutte le istruzioni e serve per, è la base anzi, di tantissimi dispositivi elettronici che forniscono prodotti tecnologici, vedi le stampanti 3D, la RackUp di cui ci parla Daniele, eccetera. Io ho finito, vi lascio la parola a Daniele.